E gridate, 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 sai a me che me ne importa. Ora, e rispondo così anche alla seconda domanda che tu ponevi, quella inerente all'Europa, io preciso subito la mia posizione. Io sono un convinto sostenitore dell'Europa, ossia del nobile progetto pensato da Erasmo da Rotterdam, da Spinelli, da Kant e da tutti i grandi spiriti magni che hanno attraversato la nostra modernità. E proprio per questo sono contro all'odierna Europa, naturalmente, che è l'esatto contrario rispetto a quel nobile progetto. L'Europa oggi è l'epoca della compiuta peccaminosità in termini fichtiani, cioè l'epoca in cui si chiama Europa in realtà il criminale progetto eurocratico con cui, tramite la violenza economica, che è la cifra del sistema capitalistico, già lo sapeva Marx, cioè nel capitalismo la violenza diventa economica, si costringe la gente a fare ciò che si vuole fare tramite le coercizioni economiche, non imponendoti di fare una cosa, ma togliendoti la possibilità di fare altro. No, pensate ai mille esempi possibili, al lavoro salariato di fabbrico dei call center. Se uno fosse libero non lo farebbe, evidentemente, no? Non ci vuole molto a intuire questo fatto. Ora, l'Europa è esattamente questo, cioè il tentativo di annullare, neutralizzare, distruggere il capitalismo di tipo europeo, quello con i diritti sociali, per imporre il capitalismo di tipo americano, quello senza diritti sociali. Come sapete, la stessa creazione della moneta unica, l'euro, in un colpo solo ha segnato la cancellazione di diritti sociali conquistati in 150 anni. Oltre al fatto che ben sapete che si parla tanto di democrazia, di libertà, ma non si è entrati democraticamente nell'euro, non ce l'hanno mai chiesto se volessimo entrare oppure no. Per questo secondo me si può invece uscirne democraticamente. L'euro esattamente serve a questo, non è una moneta, non è qualcosa di neutro che serve a far circolare idee, culture, modi di vita. È un sistema di governo, l'euro. Serve esattamente a imporre il modello americano di capitalismo. Americano di capitalismo. Per cui bisogna, dal mio punto di vista, se si vuole l'Europa di Kant e di Erasmo, non perfezionare lievemente questo modello che invece abbiamo, in cui siamo oggi. Si tratta di uscirne totalmente, perché esso non è un primo passo verso l'Europa, è l'esatto pervertimento dell'ideale di Europa. Bisogna uscirne e creare un'Europa effettivamente tale, che sia, cioè, potremmo dire, un rapporto tra stati liberi e uguali, in cui ogni stato mantiene la sua cultura, la sua identità, la sua lingua, laddove invece oggi, a prova di quello che sto sostenendo, l'Europa esiste come tentativo di annullare le culture, le differenze, le tradizioni e di imporre l'unica cultura del mercato che parla in lingua inglese. E non l'inglese di Shakespeare e di Wilde, ma l'inglese dello spread, della governance, della deregulation. Questa è l'Europa oggi, per questo io, riprendendo il titolo di un testo molto bello del filosofo e poeta Novalis, Cristianità o Europa, parlo a proposito del nostro presente di americanità o Europa, no? Oggi l'Europa esiste come colonia degli Stati Uniti d'America, no? Di qualche settimana fa, come sapete, la notizia che gli Stati Europei erano spiati dagli Stati Uniti, no? Ma quale stupore, voglio dire, perché stupirsi? Non è forse vero che il rapporto che oggi lega gli Stati d'Europa agli Stati Uniti d'America è lo stesso che legava i satelliti dell'Unione Sovietica alla casa russa, alla casa madre di Mosca, no? Non è questa l'evidenza che abbiamo sotto gli occhi? Il primo gesto della critica è sempre quello di denunciare la verità e di portare avanti coerentemente la propria posizione. Non devo insegnarlo certo a voi che siete studiosi di Vanini, cioè del filosofo più coerente insieme a Socrate e a Giordano Bruno che l'intera storia occidentale ci abbia donato. Quindi questo è la mia prospettiva sull'Europa, o come sarebbe più opportuna chiamarla, l'eurocrazia dominante, in cui di fatto tramite la coercizione economica si sta realizzando quello che non si è riusciti a realizzare nel Novecento tramite i carri armati. È evidente che la violenza oggi abbia cambiato forma, per cui
condannare la violenza del passato, dei terribili totalitarismi rossi e neri, o la violenza dei singoli episodi di follia endemica, come quello del pazzo di Oslo o del pazzo che ha sparato davanti a Palazzo Chigi, è tutto uno stratagemma per negare il fatto che la società stessa in cui viviamo è violenza perfettamente realizzata. È violenza perfettamente realizzata tramite dispositivi economici, chiaramente. La violenza oggi è esattamente economica. Non pensiate che il fatto che il sistema dell'economia non produce cataste di cadaveri come avveniva ad Auschwitz o nei Gulag non vuol dire che i cadaveri non ci siano, no? Evidentemente. Ogni settimana, lo dico sempre ma mi piace ricordarlo, ogni settimana alla stazione centrale di Milano, dove mi capita di transitare come molti altri italiani, si sentono annunciare treni soppressi per suicidio sulla linea, no? Evidentemente la libertà del mercato si manifesta anche in questo modo. Siete auto da corsa e non c'è modo di farvi rallentare, e non avete mai niente da dire, non sapete ascoltare.